Non so da voi, ma qui fa veramente freddo, ma tanto, tipo troppo. Comunque, prima che questo video cominci, e so per certo che lo volevate, me lo stavate chiedendo tutti nei commenti dei precedenti video, comunque andatemi a seguire sul nuovo profilo di Instagram, perché sì, ho aperto un nuovo profilo, per cui tu che mi stai guardando ancora non mi stai seguendo, sicuramente. Vi lascio il link qua sotto in descrizione, per cui prima di guardare questo video qua, andatemi a seguire su Instagram. Forza, dai su, io vi aspetto. Cioè, trovate anche il nome del nuovo account, tipo qua. Ok, fatto questo, vi ricordo che ci vediamo questa domenica 10 dicembre a Napoli, precisamente a Volla, presso il centro commerciale Le Ginestre a partire dalle ore 16. Ci sarete? Fatemelo sapere sempre con un commentino qua sotto. Venite, venite perché è importante per me, visto che il giorno dopio, mitico, perfetto, compio 20 anni, per cui l'11 dicembre. Ci terrei tantissimo nel vedervi tutti quanti insieme, riuniti là al centro commerciale. Quindi dobbiamo spaccare veramente tutto, ci dobbiamo divertire. Stiamo fino a serata inoltrata e quindi venite, venite perché appunto, ripeto, il giorno dopo è il mio compleanno, quindi sarebbe un regalo davvero fantastico. Io ci tengo particolarmente a questa cosa. E niente, lasciate un bel pollice in su per sopportarmi, ma Anthony, dovete scusarmi perché mi sono svegliato da poco, quindi le papere vanno a go go. Comunque, ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Questo è il video dove racconto, dove spiego che cosa è successo dopo il video del bar, ok? Quindi lo stavate aspettando, me lo avete richiesto. Sotto i commenti non si parlava d'altro. Anthony, ma quindi che cosa è successo dopo il video del bar? È capitata la stessa cosa del video del supermercato? Dove sei? Che cosa ti hanno fatto? Dai, vogliamo sapere, vogliamo sapere. Eccolo. Eccolo, questo è il video dove spiego tutto. Allora, premessa, piccola premessa. Che tra l'altro credo di aver già dato nel video precedente, cioè nel video precedente, nel video di cui stiamo parlando oggi, ora, e praticamente io il proprietario del bar in questione lo conosco, cioè vado molto spesso a prendermi un caffettino, a fare un aperitivo lì, quindi sa chi sono e sa perfettamente che faccio lo youtuber, per cui a primo impatto, quando lui ha aperto la porta di scatto, naturalmente, quelle erano telecamere, quelli non erano sensori, erano videocamere. Io lo sapevo, c'avevo ragione io. E ancora che Reda diceva che quelle erano i sensori de movimento, tutte ste bagianate varie, bagianate. E invece erano videocamere. E lui pensava fossero dei ladri, appunto. E poi, ovviamente, appena entrato, ci ha visto in faccia, ci ha riconosciuto subito. E lì per lì dice: "Oh, ma che c'è stato a fa' qua, quest'ora di notte? Che è stata a combinare? Perché state nel bar mio, giustamente?" Noi ce lo guardiamo e diciamo: "No, no, tranquillo, guarda, è un video per YouTube, adesso ti spieghiamo tutto." E infatti poi ci siamo messi lì con calma a tavolino. Naturalmente, se questo signore non mi conosceva, non sarebbe andata così. Cioè, sarebbe andata decisamente peggio perché si sarebbe di sicuro impanicato e avrebbe chiamato la polizia senz'altro. Invece a me e a Reda ci conosceva, ci siamo messi là buoni tranquilli a spiegare il tutto e gli abbiamo raccontato un attimino il format, perché lui sì, sapeva che facevo video su YouTube, ma non conosceva il format di Nascosti tutta la notte. Comunque, ovviamente, ogni volta che faccio questo tipo di video, la mia paura, le mie ansie più che altro sono sempre le stesse. Che magari boh, può passare una macchina proprio nel momento in cui tu ti sei imbucato e quella macchina per dire ti rovina tutto e va a pensare male, oppure passa una persona proprio in quel momento a piedi, stesso discorso, ti vede che stai entrando dentro la struttura, dentro il negozio e ti ferma prima. Queste sono le ansie. O comunque che il proprietario del negozio possa pensare male, che magari tu sei andato lì per rubare, per distruggere qualcosa, insomma, per compiere gesti vandalici, in sostanza. E poi spiegare tutto sarebbe alquanto complicato. È una cosa che mi è successa con il video del ristorante.
Il proprietario del ristorante dove ho girato il nascosti tutta la notte, per esempio, pensava che noi stessimo rubando qualcosa. E lì ci siamo messi a spiegare proprio dal principio, siamo tornati a ritroso, non sapeva neanche cos'era YouTube praticamente tra un po'. E vabbè, il video del supermercato non ha proprio altre spiegazioni, altro da aggiungere, lo avete visto, è scattato l'allarme, quindi lì proprio impanicati. E invece il primo episodio, quello della pizzeria, anzi, si è messo pure a ridere il proprietario della pizzeria quando ci siamo visti e mi ha detto: ma che ha fatto? Ma che ha combinato? Perché aveva visto il video su YouTube, perché poi gli erano arrivate voci e lui era andato a cercare il video e niente, quella volta ce la siamo cavata, ecco. Questa volta, questa del bar, fortunatamente non è successo nulla, ma proprio nulla, infatti siamo stati non fortunati di più. La prossima volta sicuramente non andrà così, perché la mia testa bacata ha progettato qualcosa di molto, molto pericoloso. Però lo voglio fare. Lo voglio fare, ma ci sono dei problemi. E quali sono questi problemi? Visto che la struttura di cui sto parlando in questo momento è un centro commerciale e non un centro commerciale qualsiasi, è uno dei centri commerciali più grandi di tutta Roma e che appunto per chi è di Roma sicuramente lo conoscerà. Comunque sono andato a fare un giretto negli ultimi giorni, in quest'ultimo periodo, per studiare un attimino la situazione, per vedere se la cosa è fattibile. Regà, regà, vi giuro. Non è fattibile per niente, cioè è pieno di sicurezza, ma proprio pieno zeppo, però non mi interessa, non mi interessa, ve lo giuro, non mi interessa. Lo voglio fa', cioè proprio a mio rischio e pericolo, lo voglio fa', ve lo voglio portare qua sul canale, per dicembre, ve voglio fa' sto regalo di Natale, quindi mi impegnerò, ce la metterò tutta, non mi interessa, quello che succede, succede. Però vi dico che c'ho paura, ma veramente troppa, perché è enorme, è una struttura importante, non indifferente. Non è come queste strutturine piccole qua. Cioè, regà, avete presente un centro commerciale quanto è enorme? Figuratevi se è uno dei centri commerciali più importanti e più famosi di Roma, della mia città. Però sto in fissa, cioè, capito il senso? Sto in fissa, lo voglio fa'. Però devo capire bene. Devo capirmi, devo mettere là, preparare proprio tutto quanto un piano e cercare di farcela. Devo portare a casa le riprese, il materiale. Vediamo un po' come andrà a finire. Il mio motto dovete sapere che una volta su WhatsApp, cioè avevo come stato, chissà come andrà a finire tutto attaccato. Vabbè, è logico, gli stati di WhatsApp vanno per forza tutti attaccati. Comunque, niente, ve lo volevo dire giusto così tanto per. E niente, per cui questo qua era il video. Se vi è piaciuto comunque il racconto, vi invito a lasciare un bel mi piace e a commentare qui sotto con altri video comunque che volete vedere su questo canale, visto che siamo nel periodo natalizio, usciranno tanti video, anzi stanno già uscendo tanti video. Questo è uno dei tanti. Avete visto? Vi piace comunque questa nuova location, tra virgolette, con questa luce molto bella? L'ho utilizzata anche per il video quello là, mia sorella mi becca nel suo letto con Cristina, che avete visto qualche giorno fa. E nulla, vi invito sempre ad iscrivervi anche al canale se ancora non l'avete fatto, perché non fa mai male iscriversi al canale. Ho fatto la rima e dai. E oggi tra l'altro devo anche andare a tagliarmi i capelli perché non ce la faccio più, raga, stanno crescendo davvero troppo e non va bene. Stanno andando proprio fuori controllo. E tra l'altro le giornate qui a Roma, cioè, stanno continuando a fare veramente pena perché c'è il freddo e il sole proprio raramente. Quindi no, non va bene questa cosa. Bisognerebbe trovare una soluzione, un rimedio. Comunque noi ci vediamo domani con un nuovo incredibile ed entusiasmante video. E niente, vorrei rimanere a parlare qui con voi ore ed ore, ma purtroppo i miei impegni mi chiamano. Ma quali impegni hai, Anthony? No, più che altro devo andare di là a sistemare la camera perché sono tipo anni che lo devo fare e oggi credo che sia arrivato il momento. Oggi è effettivamente il momento giusto. Devo sistemare un po' tutta la stanza, ma voi che ve ne frega? Cioè, non ve ne frega niente a voi, infatti, perché ve lo sto dicendo?
Vabbè, raga, cioè, siete dei miei amichetti? Mi volete bene? No? E quindi mi pare giusto dover condividere con voi tutti i miei cavoli, tutti i miei pensieri. Bene, baggianata a parte, io vi saluto ufficialmente e see you tomorrow! See you tomorrow? Ah sì, perché se dice see you later, quindi sì, see you tomorrow! Bella, raga!